Dolius Marmé e la leggenda dei massi parlanti. In un'antica era fra miti e leggende, in un paesino ai piedi di un piccolo monte, c'era un saggio che giurava di aver conosciuto e parlato il linguaggio degli antichi massi di quella zona. Il vecchio portava il nome di Dolius Marmé, nato in Francia fra il 1909 e il 1910. Un giorno, il nipote di Dolius lo andò a trovare a casa sua e gli chiese di raccontargli la storia di quei massi di cui tanto parlava. Allora il nonno, con la felicità che sprizzava da ogni poro, iniziò a raccontargli la storia. C'era, tanto tempo fa, quando era un giovinotto come te, in una collina non tanto distante da casa mia, dei massi, degli enormi e giganteschi massi di pietra che iniziarono a parlarmi. Allora un giorno mi avvicinai ad una di loro ed iniziai a parlare. Erano molto divertenti, mi facevano sempre ridere. C'era un masso in particolare a cui piaceva giocare con altri massi, al gioco delle testate. Ed essendo il più forte, finiva per briciolarli e causare delle enormi frane. Questo enorme masso prese confidenza con me e fu così che un giorno volle insegnarmi il suo linguaggio. Un linguaggio molto duro, adatto a dei macigni come loro. Mi raccontò che anche il loro modo di risalutarsi era quello di picchiare la testa fra di loro. Questo modo di fare era chiamato Kimfkrekatokrak, ovvero buona testata. Era un modo di fare che tramandavano da lunghissimi anni e continuavano tuttora. Sai, figliolo, questi massi mi hanno anche aiutato una volta. Quando quindi in città c'era la rivolta, fuggii dai miei amici massi e loro, senza esitare, si trasformarono in un enorme tunnel dove mi nascosi dalla guerra. Quel giorno, ad un certo punto, vidi passare una persona che mi cercava per uccidermi e così il mio amico masso mi trovò una parte di se stesso per salvarmi. Quando uscì fuori ero libero e ringrazio ancora quel masso per essere qui oggi a raccontarti questa vicenda. Hai altre curiosità, figliolo? Fece il nonno. Allora il nipote disse: parlami di più di quel linguaggio dei massi. Allora Dolius, prendendo una tazza di tè, si mise al tavolino ed iniziò a raccontare. Che linguaggio che era quello? Era davvero molto difficile. C'erano dei paroloni molto lunghi, ma davvero divertenti. Quando un masso non salutava quell'altro, lui diceva Ascrapto, Ascraprot, Koch, Trakr, Kotok, Takr, Kof, Kafk, che significava ti romperò la testa domani. Allora un altro masso doveva rispondere Ascrash, che significava ti saluterò, e così via. Pensa che una volta per imparare una parola in massese mi sono rotto un dente. Quante risate che mi sono fatto con loro. E così il nipotino, contento, gli disse: nonno, portami da quei massi, li voglio vedere. Allora, finito il tè, prese per una mano il nipotino e lo portò a vedere quei massi. Rimasero tutto il giorno a parlare con loro. Finalmente Dolius aveva rincontrato ancora una volta i suoi vecchi amici.